Malattia che aveva ancora bisogno di essere nazionalizzata, di consolidarsi in espressione dello Stato unitario delle coscienze dei cittadini. Aveva cercato, insomma, di nazionalizzare l'istituzione monarchica stabilendo un contatto diretto con la popolazione. Vittorio Emanuele III fu consapevole dell'importanza politica del modus operandi pubblico del padre, in linea con il suo carattere schivo, stabilì un clima di austerity. Tagli drastici di spese, falcidia di servitù, eliminazione di aspetti spazieschi e mondani della vita di corte. Il Quirinale stesso, con la fastosità dei suoi saloni barocchi, venne da lui considerato quasi soltanto come il luogo destinato alle cerimonie ufficiali, come la sede di lavoro dove egli ogni giorno si recava come un impiegato, sia pure il primo impiegato dello Stato, con puntualità burocratica, venendo dalla bella ma dimessa Villa Ada, rinominata Villa Savoia. Al Quirinale c'erano tutti gli obblighi del suo incarico, la cerimonia quotidiana della firma, i colloqui con gli ambasciatori, le udienze, i ricevimenti ufficiali, le feste. A Villa Savoia c'erano quella riservatezza che egli tanto desiderava e gli aspetti della famiglia. È stato giustamente sottolineato il fatto che egli a Villa Savoia ricevette soltanto parenti o nobili stranieri, ministri o politici, a cominciare da Giolitti, non ebbero mai accesso a quei saloni. L'unico che vi disse diede fu Mussolini dopo il 25 luglio, ma per uscire dalla scena politica. Si è parlato di Vittorio Emanuele III come di un re borghese. Certi aspetti del suo regno, come pure certi suoi comportamenti, l'amore per l'automobile, per esempio, che gli piaceva guidare come fosse appunto un normale borghese, avallano tale notazione. Ma è una definizione, quella di re borghese, troppo semplicistica, perché il Vittorio Emanuele III, senso dello Stato e senso della dignità regale, uniti e profondi, uniti a un sincero e profondo patriottismo, non sono mai venuti meno. A questi tratti della sua personalità, poi, egli univa una diversi da lui così diverso, seppe cogliere le eccezionali, indiscutibili doti politiche che le fecero il dominatore incontrastato di tutta un'epoca. Ciò accadde anche se fra i due non si stabilì mai un rapporto di vera amicizia e si registrò anzi una sorpresa assai profonda, o quantomeno una freddezza reciprocamente ostentata, quando in occasione del primo conflitto mondiale la necessità di operare una scelta fra interventismo e neutralismo li portò a schierarsi su sponde opposte. La tesi di Giolitti, secondo il quale l'Italia avrebbe potuto ottenere parecchio senza ricorrere alla guerra, non lo convinse mai. E Vittorio Emanuele III fu il grande regista della scelta a favore dell'intervento. Convinto che fosse compito della corona far sentire la sua parola e deciso a non venir meno agli accordi presi con le potenze dell'intesa nel patto di Londra il mese precedente, respinse le dimissioni di Salandra il 16 maggio del 15 e, interrompendo i giochi parlamentari giolittiani, si assunse la responsabilità delle ricorsate. Del resto, Vittorio Emanuele III non era e non volle mai essere un re di facciata. Almeno fino alla prima guerra mondiale, svolse un ruolo di grande rilievo nella definizione